Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente, dopo penso circa un mese e mezzo da quando l'ho unboxato, cioè lui Idea 37, finalmente è arrivata la seconda parte del video. Vi avevo lasciato con la suspense di vedere quanto pesasse realmente questo piccolo drone di casa Leidea, perché comunque è un drone con caratteristiche interessanti, perché è un drone comunque costruito in maniera economica ma con uno stabilizzatore meccanico su tre assi, con un'autonomia di circa 20-25 minuti della batteria, con tutte le funzionalità che conosciamo, cioè return to home, registrazione video sulla micro SD, quindi tutte cose che avevo detto nell'unboxing e nella descrizione del primo video che vi lascio qua sopra nelle schede. A oggi finalmente è il giorno della verità, scoprire se lui è un drone da 249 grammi, perché se così fosse è un drone sicuramente molto interessante. Adesso faremo la prova del peso, indipendentemente dal risultato che pesi di più o di meno di 250 grammi, andremo poi all'esterno a fare le prove, quelle vere, i test. Quindi lo proveremo in overing, lo proveremo come si comporta in volo, proveremo l'RTH, proveremo il follow me e poi ovviamente lo proveremo nella sua qualità video e foto, perché comunque chi acquista questo drone pretende anche che abbia delle caratteristiche interessanti dal punto di vista appunto video e foto, perché avendo appunto una stabilizzazione su tre assi meccanica, la cosa che interessa è anche appunto la qualità video e foto. Però direi che adesso è arrivato il momento, quello che interessa a tanti di voi che hanno seguito appunto la prima parte del video, cioè vedere quanto pesa questo Idea 37. Allora vado a prendere la bilancina di precisione, la vado ad accendere e preparo l'Osmo Pocket per inquadrare il peso della bilancia. Prendo il drone, lo vado ad appoggiare sulla bilancina di precisione e il risultato è 247,2. Sì ragazzi, questo drone può arrivare a pesare questo peso. Perché vi dico può arrivare a pesare questo peso? Perché tutto sta nel tipo di batteria che andiamo ad inserire appunto nel drone. Lui purtroppo, come anche le altre versioni di questo drone, perché come sapete questo drone è stato marchiato anche da altre aziende, però la diversità principale con quello marchiato dalle altre aziende, e mi raccomando ragazzi, è una cosa importante, lui ha lo slot per la micro SD, mentre gli altri marchi, il drone praticamente è lo stesso ma non c'è lo slot per la micro SD, quindi capite che dal punto di vista video e foto diventa tutto abbastanza triste, perché comunque non avremo un video fluido, perché comunque è solo quello che abbiamo registrato nello smartphone, mentre lui registra sia nella micro SD che direttamente sullo smartphone, quindi abbiamo tutte e due le possibilità appunto di video a disposizione. Però torniamo al peso, che è la cosa che interessa di più. Lui purtroppo vi arriva con questa batteria, ok, che se io la vado ad inserire al posto di quella che ho inserito, che è la batteria identica, non è che è una batteria diciamo che mi sono autocostruito, è una batteria sempre disponibile da Leidea, poi vi spiego tutto meglio tra un attimo. Vado a inserire la batteria, quella originale, quella che vi arriva col drone, e almeno fino a quando l'ho acquistato io arrivava con questa, magari adesso andranno ad inserire quell'altra batteria. Vado ad accendere ancora la bilancina di precisione, metto il drone sulla bilancia e ragazzi guardate, 258 grammi, cioè con questa batteria che vi arriva nella confezione il drone pesa per 8 grammi più di 250 grammi, un po' come succedeva col Fimix 8 mini, anche lui stesso problema, con la batteria originale 258 grammi, poi con la batteria Pro il drone scendeva sotto i 250 grammi e qua succede la stessa cosa. E le batterie ragazzi, dal punto di vista estetico sono identiche, ovviamente cosa va a cambiare? Vedete che sono praticamente uguali. Cosa va a cambiare? Va a cambiare le dimensioni delle batterie all'interno. Qua abbiamo delle batterie da 2200 mAh, mentre qua abbiamo delle batterie da 1600 mAh, anche se sull'etichetta c'è sempre scritto 2200 mAh, però non è così, sono più basse e pesano di meno e vanno a far scendere il drone sotto i 250 grammi, e questa è una cosa importante. Il problema è che non so se attualmente nel drone che vi arriva
arriva, trovate questa o questa, perché questa io me la sono fatta inviare da Lady A, infatti me l'hanno inviata in questa scatoletta, ed è per questo che questo video ci ha messo tanto ad arrivare, perché ora che me l'hanno spedita, perché comunque erano ancora in produzione, non le avevano ancora disponibili, quindi sono dovute diventare in produzione, poi me le hanno inviate dalla Cina con spedizione iperlenta, e ovviamente questa scatoletta è arrivata dopo tanto tempo. Poi ci mettete un po' il mio ritardo nel fare il video e il tempo è passato. Quindi ragazzi, questo drone è un drone che può essere da 249 grammi o da più di 250 grammi, dipende appunto da queste, e quindi tutto gira appunto intorno a questo dettaglio. Però adesso direi, una volta che abbiamo parlato di questo particolare molto molto importante, direi di andare all'esterno a provare il drone, dopodiché ci ritroviamo qua e tiriamo le conclusioni, perché comunque c'è delle conclusioni ovviamente interessanti da tirare riguardante lui, che sono sia negative ovviamente che positive. Quindi ragazzi, non perdiamo, quindi ragazzi, direi che adesso però è il momento di andare. Andiamo. Ok ragazzi, finalmente è arrivato il giorno della prova di questo Idea 37. È stato, come vi ho detto prima, veramente un travaglio, perché ho dovuto aspettare che arrivasse questa batteria da 249 grammi appunto per fare un video un po' più completo. È stato veramente lungo sia la spedizione che il momento in cui è stata spedita, ma finalmente ce l'abbiamo fatta. Quindi ragazzi, quindi direi di fare qualche prova, iniziamo a fare quella dell'overing. Quindi armiamo i motori. Per armare i motori basterà tirare gli stick in basso verso l'esterno e poi potremo dare gas. Vedete che abbiamo già 10 satelliti, quindi ci dà l'autorizzazione a decollare, quindi do gas. Perfetto, è strano perché è come se la prima parte di gas non esistesse, poi di colpo prende e accelera e sale. Comunque, guardate l'overing, calcolate che lui non ha nessun sensore sotto di lui, non ha sensori ad infrarossi, né sensore ad ultrasuoni, né optical flow, non ha assolutamente niente. Quindi tutto è dato dal GPS, dal giroscopio, che gli danno questa stabilità, che secondo me comunque è più che buona per essere un drone che non ha nessun sensore sotto di lui. Adesso i satelliti sono ancora 10. Facciamo partire la registrazione video, quindi andiamo a selezionare video e vai. Lui registra nella micro SD, quindi ha uno slot nella micro SD, come vi ho già detto anche nel video dell'unboxing, e adesso proviamolo nella sua, diciamo, comportamento in volo. È stabilizzato su tre assi, come vi ho detto anche nell'unboxing, quindi ha un gimbal che sicuramente lo aiuta nella stabilizzazione. Provo ad andare a abbassare la velocità, vediamo adesso che velocità ha, perché mi sembra molto reattivo. Questa dovrebbe essere quella lenta. Esatto, ha fatto un beep solo, avete sentito un beep nel radiocomando, quindi questa è la velocità minima, 2 beep media, 3 beep quella super performante. Questo dovrebbe permettergli di avere una qualità di risoluzione, o meglio di stabilizzazione del video buona. Saliamo di quota. Le antenne non le ho aperte perché tanto sono finte, quindi non servono assolutamente a niente. Quindi il range, calcolate che probabilmente avrà un range più o meno di al massimo un 200-300 metri, non di più, di range. Poi comunque ha il ritorno automatico nel caso di disconnessione. Adesso ritorno. Vado da quella parte lì giusto per farvi vedere la stabilizzazione video, che secondo me non è niente male per essere un drone, se vogliamo, low cost dal punto di vista costruttivo, anche se dal punto di vista economico non è economicissimo. È vero che è venduto su Amazon con tutto appunto i vantaggi di Amazon, possibilità di restituirlo in caso di il drone non funzioni bene, la sostituzione, il rimborso, quindi queste cose valgono, assolutamente valgono quando si acquista un prodotto, soprattutto elettronico. Allora, adesso siamo contro luce a manetta. Vedete il movimento del gimbal? Non è malissimo. Siamo abituati, adesso mi giurerà perché qua se no sono contro sole. Guardate il movimento del gimbal. Non è fluidissimo, però non è neanche osceno, nel senso che si muove in maniera anche fluida. Adesso vado a cliccare il pulsante della velocità e gli diamo uno step in più di velocità. Ok, questa è la velocità intermedia. Giro della morte ho fatto. Andiamo verso la pianta. Saliamo un po'. Siamo ad un'altezza di 28 metri.
adesso volevo farvi vedere a scattare qualche foto, giusto per farvi capire anche a livello fotografico. Quindi vai, questa è la prima foto, poi mi giro magari un po' verso di là e proviamo a farne un'altra. Perfetto, adesso mi giro un pochino di lì, ne scatto un'altra. Perfetto, ci mette un attimo a salvare, però sia i video che le foto ve li trovate anche nello smartphone direttamente, perché comunque lui registra la qualità massima nella micro SD, però nello smartphone comunque registra già sia le foto che i video, ovviamente non in risoluzione paura, però li abbiamo già disponibili nella galleria del vostro smartphone, quindi non è da sottovalutare neanche questo. Adesso una prova che volevo fare è il follow me, perché lui comunque ha il follow me. Cosa vuol dire? Che il drone segue il radiocomando. Ovviamente non tiene inquadrato il soggetto, quindi se la telecamera inquadra l'erba, lui vi segue lo stesso, perché comunque lui segue il radiocomando. Però se lo mettete ad un'altezza per cui potrebbe tenervi inquadrati, secondo me ha senso provarlo. Allora, per provare tutte le funzioni che ha, che ovviamente oggi non le vedremo tutte, cliccando sul cubetto, qua abbiamo tutto quello che fa questo drone. Ovviamente fa tantissimo, però tutto non viene benissimo, quindi non è che uno acquista questo drone perché ha i waypoint, per esempio, però alcune funzioni secondo me non le fa per niente male. Proviamo il GPS follow, quindi come abbiamo detto lui segue il radiocomando, adesso lo proviamo e vediamo se ci segue. Anzi, andiamo da questa parte. Vedete che lui in qualche maniera mi segue, però vedete che si sta spostando adesso in questa maniera. Se io gli vado incontro, lui retrocede, però anche se mi dovesse perdere a livello di soggetto, anche se adesso mi tiene inquadrato, lui continuerà a seguirmi. Adesso vi faccio un esempio. Alzo la telecamera. Vedete che lui in questo momento non mi vede più, però se anche mi sposto, lui arriva e mi segue, anche se la telecamera in questo momento non mi sta seguendo, perché comunque, come vi ho detto, la telecamera non inquadra il soggetto. Adesso potremmo provarlo con la bicicletta, visto che è già qua a questo punto. Allora, facciamo così, facciamo partire la registrazione video. Perfetto, metto il tutto dentro nella borsina e proviamo, Quindi partiamo, vediamo se il drone arriva. Sì, vedete che mi segue in maniera strana perché adesso si sta spostando sul fianco. Vediamo. Ok, segue sempre spostandosi sul fianco. Vediamo adesso così. Ok, sta arrivando. E ovviamente vedete che in questo momento non mi sta seguendo, ma non mi sta inquadrando, Quindi provo a mettermi così. Vediamo. Ok, arriva. Adesso torno da dove sono partito. Arriva. Sì, allora, dal punto di vista puramente pratico, fa quello che deve fare, perché comunque il follow me lo fa. Ovviamente, come vi ho detto, il limite è che il soggetto non è sempre nell'inquadratura. Però non possiamo neanche pretendere chissà che cosa da un drone, perlomeno dal punto di vista costruttivo, low cost. Ragazzi, direi che per chi deve utilizzare un drone per la prima volta e vuole acquistare un drone comunque sicuro, perché guardate ancora adesso l'overing. Adesso ve lo metto qua davanti, cioè guardate l'overing, secondo me non è niente male, sicuramente è un overing molto sicuro che vi permette sicuramente di volare in sicurezza, di non avere problemi di andare a sbattere, perché comunque tanta roba. Questo drone non può essere utilizzato in casa, secondo me, perché comunque non avendo nessun sensore sotto in casa è inutilizzabile, quindi non tentate di usarlo in casa perché sicuramente rischiate di andare a sbatterlo. Però all'esterno è sicuramente tanta roba, dal punto di vista del divertimento, tanta roba. Abbiamo 13 satelliti, quindi secondo me potremmo provare un RTH. Quindi mi allontano. Adesso cambio velocità.
Ok, velocità massima, così almeno facciamo tutto più veloce. Allora, siamo ad un'altezza di... Ok, cos'è successo? Già adesso inizia un po' a laggare il segnale video, come avete visto, vediamo, proviamo a muoverci, sì, il segnale video non c'è più, quindi vado a cliccare il return to home. Perfetto, allora sta ritornando, non sta riagganciando il segnale dello smartphone, quindi non abbiamo un ritorno video, però il drone è ritornato. E qua sopra di me, vediamo dove atterra. Il segnale dello smartphone non è più ritornato però, però lui sta ritornando, quindi è rimasto tutto bloccato. Vediamo. Allora, il landing non lo becca, però è ritornato da dove siamo partiti. E per attivare il return to home, doppio clic sul pulsante di RTH. Due clic veloci fa ritornare il drone. Eccolo qua, vado ad interromperlo. Ok, cliccando una volta invece lo andiamo ad interrompere. Quindi adesso volevo farvelo vedere in modalità velocità massima, per farvi vedere come va dal punto di vista del divertimento se lo utilizziamo a velocità massima. Guardate come viaggia a velocità massima, fantastico. Guardate che roba, olla! A velocità massima tanta roba, Guardate che roba, divertimento assicurato, Ovviamente non ci fate i video a questa velocità perché non stabilizzerà mai, però dal punto di vista del divertimento tanta roba, guardate, top. Adesso vengo qua e riatterriamo, Opla. Perfetto, atterraggio perfetto. Ok ragazzi, allora il drone è qua, è tornato sano e salvo, avete visto, è riatterrato sul landing. Quindi, cosa sono le conclusioni di cui volevo parlarvi, di cui secondo me ha molto senso parlare? Che lui è un drone che avete visto registra più che dignitosamente video, sono stabilizzati secondo me bene per essere un drone comunque costruito in maniera economica. La qualità video ovviamente a livello di definizione non è eccelsa, però è secondo me buona sempre per la sua fascia di costruzione. Le foto anche, vola bene, RTH. I punti cruciali, allora, sicuramente il prezzo, perché lui viene venduto su Amazon, quindi con tutta la copertura e garanzie di Amazon, come ho detto anche nel video, una cosa che non è da sottovalutare, però è anche un suo limite, nel senso che a prezzo pieno questo drone viene circa 290 euro. Dopo, se lo beccate nel periodo di sconto, arriva quasi anche a 200 euro, e a 200 euro se doveste avere la batteria che lo fa pesare 249 grammi, capite che è interessante, perché comunque vola bene, è sicuro, fa video decenti, avete video sia nell'SD che nello smartphone, quindi potete condividerli subito, stessa cosa le foto. Quindi è un drone che secondo me potrebbe avere molto senso da quel punto di vista, perché comunque è il primo drone costruito in maniera, se vogliamo, economica dal punto di vista costruttivo, che comunque ha una stabilizzazione più che dignitosa, anzi direi buona come stabilizzazione. Però ovviamente a 290 euro capite che vi portate a casa un Fimi X8 Mini, di cui ho pubblicato qualche giorno fa nel mio canale Telegram Offerte, che mi invito a seguire se già non lo state facendo, perché comunque l'ho pubblicato con il coupon sconto dedicato e veniva circa 298 euro con la batteria Pro, quella che lo rende un drone da 249 grammi. Quindi che capite che a 298 euro tutta la vita questo. E ovvio non questo. Stessa cosa, su Amazon trovate anche il DJI Mini SE, un drone che sicuramente molto molto valido, costa anche lui intorno ai 290 euro, anche lì poi cambia un po' il prezzo in base al momento, allo sconto di Amazon, e capite che a 290 euro lui no, ma il Mini SE sicuramente sì. Mentre se il prezzo inizia a diventare un 100 euro in meno, allora uno a quel punto può valutare il suo risparmio nel portafoglio, perché comunque magari dice ok, ho un drone per divertirmi, risparmio 100 euro e mi diverto, faccio video decenti, faccio foto decenti, mi va benissimo questo, e allora può anche starci. Però quando il prezzo inizia a avvicinarsi a lui, che considero meglio del DJI Mini SE per la mia opinione personale, però anche il DJI Mini SE tanta roba, allora a quel punto no, anche perché qua abbiamo il dubbio anche su
che batteria abbiamo all'interno. È vero che la batteria in teoria dovrebbe diventare disponibile su Amazon, questa qua, anche come vendita a parte, però se uno poi ci deve anche comprare la batteria a parte, anche no. E poi secondo me un'altra nota dolente è sicuramente il range, perché avete visto che il radiocomando ha queste antenne che sono fintissime, perché all'interno non c'è nessun filo, quindi le antenne sono molto molto finte, sono solo praticamente estetiche, e questo non gli dà un grande range. Avete visto che il segnale si è bloccato, mi sembra intorno ai 150 metri, adesso non ricordo bene, però una cosa del genere, e poi non l'ha più riagganciato nel ritorno, cioè lui è tornato, non è successo niente, è tornato da dove è partito, però capite che il segnale si è perso a 150 metri ed ero in una zona senza interferenze, perché comunque ero nei campi. E poi sicuramente il discorso batteria, che potrebbe essere un punto dolente se la batteria pesa di più, o meno dolente se la batteria pesa di meno, quindi in base alla versione della batteria cambia completamente la logica di questo drone, perché sapete che sotto i 250 grammi i drone diventano praticamente utilizzabili da chiunque, sopra i 250 grammi si ha bisogno comunque di un patentino per poterli utilizzare. Quindi ragazzi, spero che comunque questo video vi sia piaciuto, sia stato interessante, è stata lunga l'attesa, lo so, però adesso avete capito perché è stata così lunga. Spero che comunque il video vi sia piaciuto e sia stato comunque interessante, perché comunque quando si parla di un drone è sempre interessante scoprire il suo comportamento, come vola, i suoi pro e i suoi contro. Quindi anche di questo drone ho analizzato e testato tutte le sue caratteristiche principali, quelle che interessano di più. E quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime voli in FPV, stampe 3D, e sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao ragazzi e al prossimo video. Yeah.